Domani la CGIL di Teramo sarà a Roma per manifestare e per rivendicare il diritto alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Partiamo da questo secondo tema. Abbiamo firmato un importante protocollo nelle settimane scorse con diversi soggetti in prefettura a Teramo. Il 29 giugno ci sarà la prima riunione dell'Osservatorio sulla sicurezza e abbiamo anticipato una delle rivendicazioni della nostra manifestazione di domani, cioè che la salute e sicurezza sia un tema introdotto nella programmazione scolastica. Infatti a Teramo l'ufficio provinciale scolastico è tra i componenti di questo osservatorio. Portiamo a Roma domani anche le diverse vertenze che abbiamo sul nostro territorio, Bivio Bellocchio, il sistema ADI che cambierà pelle e riteniamo in maniera peggiorativa, le liste d'attesa, la sanità non è solo ASL, c'è anche sul nostro territorio l'istituto zooprofilattico con un'importante notizia, proprio ieri alla Camera è stato approvato un decreto che dovrebbe, perché più di una volta questi processi hanno subito delle battute d'arresto, dovrebbe poter fornire la possibilità di stabilizzare il personale della ricerca e di supporto alla ricerca, che all'istituto zooprofilattico di Teramo riguarda diverse decine di unità di lavoratrici e di lavoratori, di ricercatori e di ricercatrici. La problematica delle liste d'attesa nella ASL di Teramo purtroppo non sono diverse dalle problematiche delle liste di attesa nel resto d'Italia, dettato dalla scarsità di investimenti sul personale e sui mezzi per la diagnostica. Però c'è un percorso di tutela che il legislatore ha fornito ai cittadini per veder garantito il suo diritto alla salute. Percorso di tutela previsto un decreto legislativo del 98, di cui nei giorni scorsi abbiamo scritto alla ASL insieme al nostro sindacato pensionati, a Federconsumatori, per conoscere come i cittadini possono attivare questo percorso di tutela. Non abbiamo ancora avuto risposte. Stiamo dando indicazione ai nostri iscritti, alle persone che ci contattano, di appunto chiedere il rispetto di questa normativa. Alcuni riscontri li stiamo già ricevendo. Una normativa che prevede che le aziende sanitarie si attivino per garantire le tempistiche previste dalla legge, i 10 giorni, 30 giorni o i 120 giorni delle diverse modalità di prescrizione delle prestazioni.